stanza di Giacomo è quella un po' nascosta dall'albero, l'ultima sulla sinistra. Senta, anche lei è Giacomo, Giacomo Leopardi. Sì, sono Giacomo V. Giacomo Leopardi nasce a Recanati il 29 giugno 1798, pochi mesi dopo l'occupazione della città da parte delle truppe di Napoleone. Lo stesso anno in Germania, Friedrich Schlegel usa per la prima volta la parola romanticismo. Suo padre, il conte Monaldo Leopardi, è un nobile intellettuale di idee conservatrici. La madre, Adelaide Antici, è una donna fredda e pratica che dirige e gestisce gli affari domestici. Giacomo è eccezionalmente precoce. Impara il greco, il latino, l'ebraico. Studia filologia, traduce Omero, Orazio, Virgilio. A 15 anni compone una storia dell'astronomia e a 17 il saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Conduce nella biblioteca paterna quelli che definisce anni di studio matto e disperatissimo. Tra il 1815 e il 1816 legge i moderni Foscolo e Goethe. Entra in contatto con Pietro Giordani, intellettuale classicista di idee laiche e di riconosciuta fama. Il clima opprimente della casa natale inizia a farsi insopportabile. Nel 1819 tenta di fuggire da casa, ma viene scoperto e bloccato dal padre. Lo stesso anno scrive L'Infinito. Nel 1822 ottiene il permesso di recarsi a Roma. Un anno più tardi dà il via alla stesura delle sue operette morali. È iniziata la sua esplorazione dell'acerbo vero. 1827, Alessandro Manzoni pubblica la prima edizione dei Promessi Sposi. Durante un soggiorno a Pisa, Leopardi compone A Silvia. 1830, accetta di trasferirsi a Firenze. Stringe amicizia con l'esule napoletano Antonio Ranieri. Partecipa al dibattito culturale da posizioni fortemente polemiche nei confronti della fiducia nel progresso degli intellettuali liberali. La delusione provocata dall'amore per Fanny Targioni Tozzetti gli ispira i canti del ciclo di Aspasia. Nel 1833 si trasferisce a Napoli con l'amico Ranieri. Vi muore il 14 giugno dell'anno 1837. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. L'originalità del discorso di Leopardi sta nel fatto di mettere insieme questa idea di una ultramodernità italiana, dell'Italia come laboratorio di un individualismo estremo, ma di un individualismo che, a differenza degli altri grandi stati europei, impedisce il formarsi di uno Stato. Le difficoltà che ancora oggi vediamo di formare società ristrette, di dar vita a dei veri sindacati, a dei veri partiti, non sono agli occhi di tutti. Quando Leopardi parlava di società ristrette intendeva questo, non aveva il linguaggio che abbiamo noi oggi, ma intendeva il fatto che appunto per contare eticamente e politicamente non possiamo contare per sé, ognuno per sé. Ma questo è esattamente l'atteggiamento che ha la stragrande maggioranza dei nostri connazionali. Qui viviamo noi, la famiglia. Qua c'è, guardi, quell'armatura lì, Maurizio. Noi lo chiamiamo Maurizio perché è stato sempre chiamato così. E mi dicono che anche Giacomo, bambino, giocava spesso con questo Maurizio, che poi i ragazzi miei ci hanno giocato tutti quanti. Poi qua, vede, di qua c'è la casa di Silvia, dove abitava e dove lavorava al telaio, Teresa Fattorini.
Ai, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Quando l'ho incontrato per la prima volta a 17 anni mi ha dato le parole di cui avevo bisogno in quel momento e vedo che ha questo effetto paradossale anche sui ragazzi. Lo raccontiamo come il poeta del pessimismo e loro si aggrappano a Leopardi come un grande predatore di felicità. A furia di raccontarlo come un pessimista ci siamo convinti che sia stato così. Se lui tornasse oggi secondo me si farebbe una risata, dice ma come? Ma l'avevo anche scritto che chi mi dà del pessimista non mi ha letto attentamente. Lui l'aveva detto, la mia filosofia, la mia poesia non puntano ad allontanare l'uomo, ma ad avvicinarlo e a sanare le sue ferite. Or riposerai per sempre, stanco mio cor. Perì l'inganno estremo, caterno io mi credei. Perì, ben sento, in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento, posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia, la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. T'acqueta omai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Omai disprezza te la natura il brutto poter che ascoso a comun danno impera. L'infinita vanità del tutto